San Camillo dell'Ellis, il santo dell'amore e del servizio altruista. In questo video, esploreremo 20 delle sue più ispiratrici frasi, che ci insegneranno come servire gli altri con cuore amorevole e compassione. Scopriremo il messaggio di San Camillo e come possiamo applicarlo alle nostre vite per rendere il mondo un luogo migliore. Preparati per una carica di ispirazione e motivazione mentre esploriamo le parole di un vero servitore dell'umanità. Se gli infedeli vedranno la nostra carità per gli infermi, non avranno bisogno di altri argomenti per convertirsi. Un buon soldato muore in guerra, un buon marinaio muore in mare, un buon ministro degli infermi muore all'ospedale. Signore, perdona questo grande peccatore. Dammi tempo di fare penitenza. Non più mondo, non più peccati. Con la maggiore diligenza possibile, con l'affetto di una madre verso il suo unico figlio infermo e guardando il povero come la persona di Cristo. Servire gli infermi, anche appestati, col rischio della vita. Gli infermi sono pupilla e cuore di Dio e quello che fate a questi poverelli infermi, è fatto a Dio stesso. Chi serve gli infermi, serve e assiste Cristo nostro Redentore. Nessuna tra le opere di carità piace più a Dio di quella del servizio ai poveri malati. Padri e fratelli miei, miriamo nei malati la persona stessa di Cristo. Questi malati cui serviamo ci fanno vedere un giorno il volto di Dio. Poiché Dio non mi ha voluto cappuccino, né in quello stato di penitenza che tanto desideravo di stare e di morire, è segno dunque che mi vuole qui, al servizio di questi poveri suoi infermi. Dio ci ha mandato questa infermità perché, fatti buoni e perfetti maestri nel patire, sappiamo poi con più carità e compassione servire e compatire gli infermi. Desideriamo, con la grazia di Dio, servire a tutti gli infermi con ogni carità. Non bisogna mai perdere di vista Dio, ma contemplare il Creatore nella creatura. Il Signore mi ha lasciato senza piaghe solamente le mani, perché se avessi avute impiegate anche queste, non avrei potuto esercitarmi in beneficio dei poveri. La croce che portiamo sul petto significa che tutti noi, segnati di questa santa impronta, siamo come schiavi venduti e dedicati al servizio dei poveri infermi, e che questa che abbiamo abbracciata è congregazione di croce, cioè di morte, di patimento, di fatica. Perché non organizzare una compagnia di uomini pii e da bene, che non per mercede, ma volontariamente e per amore di Dio servano gli infermi con quella carità e amorevolezza che sogliono fare le madri per i loro propri figlioli infermi? Dio è tutto, il resto è nulla. Salvare l'anima è l'unico impegno della vita che è breve. Più cuore in queste mani. Signore mio, anima mia, che posso io fare per te? San Camillo domandò ad un infermo spazientito. Non mi piace la pietà che taglia le mani alla carità. Grazie per aver condiviso questo momento di ispirazione e riflessione con noi. Le parole di San Camillo dell'Ellis ci insegnano l'importanza di servire gli altri con amore e compassione. Ricordate sempre che anche il più piccolo gesto di gentilezza può fare la differenza nel mondo. Continuate a diffondere amore e positività ovunque andiate. Se avete apprezzato questo video, vi invitiamo a lasciare un mi piace, condividere e iscrivervi al nostro canale per più contenuti ispiratori. Grazie ancora e a presto!